Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Plasmon Lapti Specialia R1. A cosa serve? Plasmon Lapti Specialia R1 è un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. È commercializzato in Italia dall'azienda Heinz Italia S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Heinz Italia S.p.A. Concessionario: Heinz Italia S.p.A. Categoria di appartenenza: alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Confezioni: Plasmon Lapti Specialia R1 Latte AR1 Pancino 350g. Indicazioni: AR1 ha un alimento in polvere appositamente formulato per rispondere pienamente ai bisogni nutrizionali dei lattanti sin dalla nascita. AR1 adatto, come unica fonte di nutrimento, alla particolare alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6 mesi di vita. AR1 ha un alimento per lattanti specificamente indicato per trattamento della patologia accertata del giunto gastroesofageo. La sua formulazione contiene infatti farina di semi di carrube, un addensante naturale che ne aumenta la viscosità. Componenti e ingredienti: latte scremato, siero di latte demineralizzato in polvere, oli vegetali, fra cui olio di soia, lattosio, maltodestrine, farina di semi di carrube, sali minerali, vitamine, colina bitartrato, emulsionante, lecitina di soia, taurina, nucleotidi. Contiene latte, lecitina e olio di soia. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.